proprio per fare il basso assieme all'accompagnamento mi sono fatto mettere una corda di vetro che non uso, però fa bello. Beh, io ho un amico Ciccio di Novena di Piave che ha 6 dita sul piede. Io vorrei averlo sulla mano. Domenica.
all'americana e all'inglese, nel senso che se avete delle domande, delle curiosità, ce l'avete preparati. No, volete. Dal viaggio americano alla public account non vi ha mai colpito? Ma un pochettino a me sì, però non l'abbiamo mai fatta. Però non ci siamo mai cimentati. Nel posto San Francisco se ne sente poco. Esatto. E ci ha colpito anche entrare in un centro commerciale. Adesso magari mi creo qualche nemico, però qui si sentono quei rapper che dicono parolacce, della musica. Lì, caspita, c'è una musica bellissima. In qualsiasi posto, cioè andavi in bagno e sentivi quello che qui devi comprarti un disco da tanti soldi per. Forse sono aiutati anche dai loro ascolti, qua anche i ragazzi ascoltano di quelle robacce, insomma con parolacce, suoni. Sì, là il jazz la fa da padrona, insomma. Sapete che John Coltrane, forse l'ho già detta questa cosa, poi è un'altra serata. L'ho già detto. John Coltrane, che è un famoso jazzista. Sempre, diceva che il jazz è come il jazz, diceva, è come la scoreggia, piace solo a chi la fa. Beh, non tutto il jazz, assolutamente. Avete qualche altra curiosità, gentile pubblico? Perché se non avete altre curiosità, mi state facendo un complimento, perché significa che ho fatto tutte le domande che erano possibile fare. Però magari potete fare di più. Volete fare di più? Allora, se non volete fare di più, abbiamo meno ciance e magari riusciamo a ascoltare magari un altro pezzo. Ci salutiamo con la cosa di più. Ecco, una cosa che succede sempre, ma proprio sempre, è perdere il piatto. No, non so perdere, io uso è una cosa, ecco, io uso questo strumentino, è uno strumento un po' particolare perché faccio delle accordature strane con la chitarra e sempre i concerti lo perdo, ogni volta che lo uso lo perdo e lei deve stare attenta a dove lo lascia in giro per il parco, perché c'è questo pezzo, non c'è un capotaggio, guarda che li ho messo lì, perché tant'è che ne ho comprati 7-8 quando sono i concerti in teatro, quelli che non posso andare sul palco a cercare, me ne metto uno per tasca, così. Beh, magari tra qualche anno potrebbe essere utile anche per la dentiera. Sì. No, non dico Laura che ti aiuta a cercarlo, perché non sai dove l'hai messa. 5-6 anni. Mi auguro, per qualche anno, diventate tanto famose, che dirò, io le ho sentite a San Paolo. Facciamo l'altro brano in italiano. Se vi piace Ornella Vanoni.
prossimamente. Il 21 siamo a Paderno di Udine, che non è proprio dietro l'angolo, insomma. Purtroppo siamo un po' distantini, però lì... Vabbè, fatti vostri, non verrei. No, per fortuna, perché ci piace sempre suonare vicino a casa, ma fortunatamente ci stanno richiedendo in Austria, in altre regioni d'Italia, dove è sempre bello andare, insomma, per conoscere... Bene, io direi che... ne vorremmo ancora, ma siamo soddisfatti. Credo sia l'ultima, peraltro, serata di quelle, diciamo, organizzate dal comune di Morsano di presentazioni. Quindi, insomma, abbiamo concluso in bellezza. Io vi ringrazio di essere venuti. Grazie a voi.